Fondazione Cassa di risparmio e Mondo Nuovo prosegue questa sinergia? Ma sì, sicuramente, così come prosegue sinergia sempre con le associazioni importanti come Mondo Nuovo ed altre di volontariato che molto fanno per il nostro territorio. Io mi auguro sempre che ci sia maggiore sinergia anche tra loro, che qua il discorso è un discorso preoccupante con tutti i problemi che vi sono e quindi quello della droga purtroppo diventa uno dei più pericolosi in questo momento e è sempre bene fare in modo che si facciano dei progetti unici magari fra più associazioni rimanendo ferma poi l'autonomia di ogni associazione a fare delle cose che possono veramente entrare penso alla legalità a fare dei grossi discorsi degli importanti discorsi sulla legalità e coinvolgere il più possibile giovani e anche meno giovani affinché si sappia quello che, su cui si andrebbe incontro seguendo un certo tipo di percorso. Ecco, questo è importante e secondo me si deve perseguire questa strada come peraltro lo stanno facendo singolarmente già da ora le associazioni. Importante inaugurazione quella di oggi qui a Mondo Nuovo? Sì, è importante che è un altro tassello che si mette nel mondo del volontariato, un volontariato che sicuramente oggi diventa insostituibile nel momento in cui lo Stato purtroppo per motivi suoi e per motivi diciamo, di drammaticità economica e finanziaria non riesce a sopplire a quelle che sono le gravi carenze di una società che va purtroppo sempre peggio. Quello che noi abbiamo voluto concretamente voglio dire, offrire, lo diciamo, reperire immediatamente tante aree che ci sono ancora disponibili e stranamente mai utilizzate fino ad oggi per darle all'Ater per costruire case popolari che peraltro ha soldi e utilizzare come concordato col Presidente dell'Ater i piani terra di questi alloggi per mettere a disposizione di comunità come queste o di altre comunità che ripeto continuano a svolgere una funzione importantissima e diciamo socialmente indispensabile per far uscire molti ragazzi da quel tunnel nel quale purtroppo si sono cacciati e dal quale debbono assolutamente uscire senza di loro non ce la farebbero mai L'assessore ai servizi sociali sa oggi quanto è importante il volontariato? Beh, questo è il momento più difficile, penso che l'Italia e il mondo intero sta, sta attraversando. Io ricevo continuamente persone che stanno in difficoltà e ringraziando le associazioni come Mondo Nuovo e anche le altre associazioni che a Civecchia fanno un lavoro molto silenzioso ma bellissimo. Mi danno una mano a me, ai servizi sociali, aiutano le persone che stanno in grosse difficoltà. Guarda, dovete immaginare che. Da quant'è che mi sono insediato in quattro mesi ho ricevuto 270 famiglie a che Se vi fate un conto moltiplicate per tre quante persone fanno? Circa 1.000-1100 persone che stanno in difficoltà e quelle che sono venute da me e che non so. La cosa che voglio dire che stiamo facendo come amministrazione comunale è quello di riuscire a, come ha parlato l'avvocato Cacciaglia, di cercare di riunire le associazioni di Civitecchia, quantomeno quanto per le tematiche di cui si occupano. Così facendo io credo che uniti si può fare un po' di più. È vero che ognuno deve rimanere nella sua storia, la sua, eh, la sua storia è fondamentale, la sua nascita va bene, però unirsi fa bene perché facciamo un esempio, nella Disabilità ci sono 4-5 associazioni, che sono tutte eccezionali. Unite posso, secondo me possono fare meglio, per questo abbiamo dato un'ulteriore una delica alle associazioni, un nostro ragazzo, un nostro amico che ci aiuterà. A titolo gratuito lo sottolineo perché ho visto un momento che stiamo facendo e quindi già hanno iniziato un rapporto proprio con Mondo Nuovo e stiamo iniziando a fare delle cose nuove che con l'inizio dell'anno nuovo andremo a, andremo a concretizzare. Insomma. Mondo Nuovo si amplia e cresce sempre di più? Beh, si sistematizza più che altro perché gli interventi che facevamo prima in strutture più anguste adesso cerchiamo di fare un locale più, più umano, più a livello di essere umano, una struttura... In grado di ospitare 40-50 persone per i nostri corsi, per i momenti di formazione, per l'aiuto alle famiglie che diamo ormai a 35 anni, per i colloqui di preaccettazione. È una bella cosa, insomma. Ecco. Dietro questa inaugurazione c'è un'importante sinergia. Beh, direi che la sinergia ormai è diventata una cosa, una cosa normale, ma non solo fra centri e centri della comunità ma anche fra centri e istituzione questo è importante stiamo aspettando adesso il sindaco che viene fomentato già il vescovo è qua e quindi signor Cacciaglia i saluti dalle ambasciate eccetera eccetera è una cosa buona via importante sinergia dietro questa inaugurazione anche l'ater presente appunto per mondo nuovo sì in realtà noi non è che abbiamo fatto tantissimo abbiamo messo a disposizione e dietro il pagamento di un affitto, ben sapendo insomma, che la, eh, lo scopo sociale della eh, Comunità Mondo Nuovo, della Ollus Comunità Mondo Nuovo insomma, è, è una funzione importantissima per Civilei che quindi c'è un usufruiscio di un canone, giustamente eh, un canone eh, particolare, quindi agevolato e dove possiamo eh, l'Ater mette a disposizione i, i propri spazi, i propri. Uffici, propri magazzini propri locali e li, dà volentieri, insomma, li mette a disposizione volentieri delle associazioni che hanno una storia, una tradizione della nostra città e che operano in settori delicati, quali quelli del volontariato, del sostegno alle fasce più deboli e Mondo Nuovo sicuramente è, una, è uno dei fiori all'occhiello della nostra città in questa direzione.